Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proveremo a ottenere questo effetto. Bene, allora vediamo come realizzare questo effetto. Per questo tutorial usufruisco della stessa foto utilizzata per il tutorial precedente. In questo caso però vado a ritagliare con lo strumento penna anche il pavimento, oltre al soggetto e allo sfondo. Il pavimento che considero qui, diciamo, un po' come un elemento intermedio appunto tra il soggetto e lo sfondo. Selezionato con lo strumento penna il pavimento, creo una selezione, poi un nuovo livello tagliato. Dopodiché faccio la stessa cosa con il soggetto, naturalmente non mi dilungo troppo perché l'avrete già visto nel video precedente. E fatto questo, abbiamo così tre livelli: lo sfondo, il pavimento e il soggetto. Salviamo il soggetto e il pavimento come elementi PNG, mentre lo sfondo come JPEG. Fatto questo, possiamo aprire le tre immagini in After Effects. Bene, eccoci qui dentro ad After Effects. Dopo aver creato una nuova composizione, importiamo all'interno di essa le tre immagini e andiamo a cliccare sull'icona livello 3D che ci consente di manipolare i livelli in tre dimensioni. E infatti vedete che sono comparse queste due frecce verdi e rosse che indicano che appunto possiamo manipolare in tre dimensioni l'immagine. Fatto questo, ridimensioniamo le tre immagini. Se ci posizioniamo col cursore sopra questo simbolo, vediamo che compare la lettera Z. A questo punto trasciniamo indietro lo sfondo. Dopodiché lo scaliamo in avanti. Per quanto riguarda invece il pavimento, io lo porto prima in avanti e poi lo scalo indietro, vedete? E la stessa cosa andrò a fare con il soggetto. A questo punto andiamo a creare un nuovo oggetto videocamera. Diamo ok e adesso posizionandoci sull'immagine e cliccando più volte il tasto C, si apriranno tutta una serie di strumenti con i quali potremo fare questo. Ci immergiamo letteralmente nell'immagine. Ecco, qua si vedono bene i tre livelli che siamo andati a creare, portando indietro lo sfondo e avanti il pavimento e il soggetto. E a questo punto possiamo giocare con i keyframe e le varie valori di posizione, orientamento, eccetera, eccetera, per dare letteralmente vita alle nostre immagini. E siccome poi qui il soggetto, mio nonno, è su un cavallo a dondolo, possiamo anche pensare di dare un po' di rotazione. Agiamo sul valore di rotazione Z e creando due keyframe proviamo a dargli appunto un po' di rotazione, ma senza esagerare. A questo punto possiamo fare uno step ulteriore, possiamo provare ad animare direttamente il soggetto. Attraverso cosa? Attraverso lo strumento perno marionetta. Ecco qui, come potete vedere, sistemo i perni nei punti principali del soggetto, ovvero il polso, la spalla, il gomito, la testa, il mento, la fronte, eccetera, eccetera. E agendo anche qui con i keyframe, nel pannello effetti del perno marionetta, posso provare ad esempio, in questo caso, a muovere la testa del soggetto. E qui sta a voi e alla vostra creatività provare a muovere altre parti dell'immagine, stando sempre attenti però, ragazzi, a non esagerare per non ottenere un effetto un po' pacchiano, per così dire. E questa tecnica, se utilizzata con giudizio, può letteralmente dare vita alle immagini e secondo me, applicata alle vecchie foto, è davvero emozionante. Bene,
Bene ragazzi, il tutorial si conclude qua. Io spero che sia stato interessante e vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!